Buongiorno, buon pomeriggio, buon. Allora, faccio un video alla veloce perché ve l'avevo promesso. No, te l'ho appena dato biscotto perché ve l'avevo promesso. È tardissimo, non so se riuscirò a fare uscire sto video stasera perché sono già alle 6 meno un quarto. Ecco, ho fatto tardissimo, non ho fatto mukbang, non ho fatto niente oggi, ragazzi, neanche la live perché appunto io e mio figlio abbiamo disfatto la camera di là i mobili perché li devono venire a prendere. E poi mi hanno portato la spesa che era tardi perché erano le 5 passate. Non ho neanche fatto il video spesa, vi dico la verità, perché ero sudata, non vedevo l'ora di andare a farmi la doccia. Infatti mi sono fatta la doccia e ho detto vabbè, faccio sto video qua, lo carico poi, ragazzi, se esce stasera, altrimenti domani che è martedì, perché dipende da quanto ci metti a caricare col telefono il video. Ok, ecco perché magari esce il video tardi. Allora, niente, parlo della dieta, ve lo racconto alla veloce perché ormai ve l'avevo promesso che avrei fatto il video, non voglio rompervi le scatole, stressarvi con la mia dieta perché appunto il problema, i problemi sono miei e non vostri, però io parlo adesso in questo momento alle persone che ci tengono veramente a me, mi vogliono bene, tutti gli altri me ne può fregare di meno perché tanto criticano a prescindere, perciò non mi interessa. Io voglio raccontare le mie cose alle persone che voglio bene, che mi vogliono bene, che mi seguono con affetto, ecco. E parlo per loro che meritano che gli racconti la verità, ok? Ecco. Allora, io ho cominciato per l'ennesima volta la dieta tipo 3-4 settimane fa, non mi ricordo che avevate visto, poi non mi sono più pesata perché vi dico la verità, io l'ho fatta per una settimana. Forse una settimana e poi basta. Mi sono buttata un'altra volta sul cibo, non come sempre, fortunatamente, però mi sono buttata sul cibo. Ho passato giorni che non dormivo per le gambe senza riposo, ero nervosa e quant'altro. E non voglio che sia una scusante, però mi sono buttata sul cibo a mangiare un'altra volta. Perciò non l'ho più fatta la dieta, vi dico la verità. Ecco. Però vi devo dire un'altra cosa. So che questa cosa me l'avete detta in tanti, però come sempre le cose quando te le dicono gli altri tu non le ascolti, devi fare con la testa tua. E difatti io, tante persone me l'hanno detto, anche persone alla quale volevo bene, però ho sempre detto no, 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 ce la faccio da sola, ce la faccio da sola, ci ho provato la prima, la seconda, la terza, la quarta, basta, capito? E penso proprio che sia arrivato il momento che devo andare appunto da un nutrizionista affiancato da uno psicologo. Io so che una persona alla quale io voglio molto bene sta facendo questo percorso qua di dieta psicologo e mi ha raccontato che lei si sta trovando molto bene con lo psicologo perché la sta aiutando molto. Io non dico chi è il nome, se vuole scriverlo lei sotto lo scrive, altrimenti io non dico niente. Ok, ecco, però mi sta dicendo che la sta aiutando molto molto il percorso che non pensava, che però è molto d'aiuto. Ok, ecco. E io sarebbe ridicolo che cominciassi per l'ennesima volta la dieta da sola, perché tanto so già che non ce la farei. So già che non ce la farei, perché parto in quarta e poi tiro indietro la terza, la seconda e la retromarcia e ricomincio negli stessi errori che ho sempre fatto in tanti anni, ecco. Come vedete vi sto parlando proprio a cuore aperto, senza problemi e senza vergogne, tanto sapete che io vi ho sempre detto tutto nel bene e nel male e non voglio neanche stavolta prendermi in giro, tanto l'avevate già capito e anche nelle live, nei video. Ve lo dicevo che non la stavo più seguendo anche nelle live, ve l'avevo detto che era andata in vacca la dieta, ecco, non è una novità, non è che vi sia una novità oggi, no? E ecco, io il problema, no, il problema no, non è un problema. Io sono contenta di questo. L'unica roba che la pecca che mi dispiace è che non posso andarci subito perché allora io ho già chiamato 3-4 parti. E mo sto valutando dove andare. Pensavo di pagare di più, però tipo si paga 70 euro, almeno quello che mi hanno detto loro, 70 euro perché vado in privato, non con la mutua. Da uno psicologo appunto 70 euro a seduta mi ha chiesto, uno mi ha chiesto 90, ho telefonato un po', ecco. Perciò io voglio fare appunto la dieta
da un nutrizionista affiancato a uno psicologo, perché secondo me la cosa che se non risolvo appunto la testa matta che ho su questa cosa qua, non ce la farò mai, cioè me ne sto rendendo conto. So che in tanti di voi me l'avevate detto, ma io, cioè, dentro di me l'ho sempre saputo, lo sapevo, capito? Però doveva partire da me. Capito? Se non partiva da me non serviva niente che me lo dicessero in 50.000, ok? Perché io volevo farcela da sola, come penso molti di voi che ci hanno provato 1.000 volte, alla 1.001 hanno detto no, ho bisogno d'aiuto. Ecco, io la stessa cosa, ci ho messo tanto per capirlo, meno male l'ho capita e basta. Io ho già telefonato, appunto, il problema è che non posso andarci subito, ma tra un paio di mesi. Perché appunto io vado via da qua a abitare, ormai lo sapete, tra un paio di mesi io non sono più qua in Trentino che abito, sono fuori dal Trentino, ok? E in un'altra proprio regione, e perciò è inutile che prenda appuntamento da un psicologo qua per andarci 3-4 volte, che mi conosca tutte le mie magagne, e poi andare a cambiarlo tra 2 mesi, andare da un altro, ricominciare da un altro, è assurdo, capito? È assurdo. Perciò io già telefonato dove andrò, perché io so già dove vado, so già tutto, però come vi ho già detto ve lo dirò a tempo debito, quando sarò là, quando sarò tranquilla qua e là saprete tutto, ok? Ecco, nel frattempo io appunto grazie anche a persone che conosco che abitano lì, che mi stanno aiutando appunto, sto cercando anche un nutrizionista che sia onesto, onesta, quel che è, da poterci andare tranquillamente, ecco, non con la mutua, ma in privato, perché che vi devo dire? Cioè, io ci sono già andata con la mutua più di una volta e ti fanno andare quando vogliono loro, dopo 2 mesi qua e là non mi ci trovavo bene, sono andata anche l'ultima volta qua, no, preferisco, guardate, fare un sacrificio, non comprarmi qualcosa e andare in privato e pagarmelo. Tanto non sono qui 50 euro, 100 euro in più al mese che cambiano la vita, no? Ecco. Ecco, e tutto qua. Io quello che vi dovevo dire è questo, che appunto io adesso in questi mese e mezzo, 2 mesi prima di andare via da qua, io non ho intenzione di rimettere su, perché fortunatamente non è che ho rimesso su i chili come prima, non sono più arrivata a 201 kg come sono partita. Fortunatamente avete visto anche la mia ultima pesata, che avevo messo su sì quei 2 kg, però non ero arrivata un'altra volta ai 200 kg e passa, neanche stavolta, perché, sapete perché? Perché anche se non mi sto tenendo, pesando tutto e a dieta a dieta, non sto più mangiando come facevo una volta, assolutamente. Ho eliminato proprio lo zucchero, uso solamente il Tic, non compro più scatole di brioche come facevo prima, cioccolata e porcate varie, no, non le compro più, anche perché non potrei, perché c'è mio figlio che mi controlla tutte le volte che faccio la spesa, cioè mi guarda sulle borse qua là se ho comprato qualche porcata, perciò anche volendo non potrei comprarla, ecco, diciamo così. Già l'ultima volta, perché ho preso una scatola di gelati per fare il video assaggi, che ce li ho ancora in frigo, in freezer, ne ho mangiati due e basta, perché appunto non mi gustano mangiare quei gelati, non mi piacciono, vi dico la verità, io gelato deve essere gelato, non quello lì col biscotto, così, vabbè. Ecco, io comunque questi 2 mesi, mese e mezzo, io cercherò di tenermi in tutti i modi, anche perché adesso viene il caldo, perciò non è che mangi esageratamente come prima, mi sto trattenendo, anche oggi ho fatto la spesa, non ho comprato niente, non ho comprato gelati, cioccolata, biscotti, non ho comprato niente. Mi sono comprata il melone, mi sono comprata le banane, gli yogurt, però di porcate non ho comprato niente. Ecco. E tutto, ecco, quello che volevo dirvi è questo. Io spero che apprezzate e apprezzerete il mio essere onesta con voi, perché anche perché se prendo in giro voi, non è prendere in giro voi, prendere in giro me stessa, capito? E l'ho fatto per troppi anni, prendere in giro me stessa, perciò io sono qua proprio col cuore in mano a raccontarvi la verità e tutto, senza problemi. Io so che le persone che mi vorranno bene mi comprenderanno, mi capiranno, non mi giudicheranno.
E invece le altre, quelle che non aspettano altro che dire ecco, te l'avevo detto perché so già che ci saranno i soliti che non è che sono felici ci sono persone purtroppo che non è che sono felici della tua felicità, loro godono sul tuo insuccesso e io so già che ce ne saranno tanti che godranno sul mio insuccesso, ma non importa, non importa. Mangio e campo lo stesso, non importa. A me importa solamente che le persone alla quale voglio bene, mi comprendano e mi diano anche un piccolo appoggio, sapendo che posso aver sbagliato, perché me l'avevate detto, sapendo il tutto. Io, come vedete, cioè non ho filtri, la verità è questa. La verità è questa. E vi porterò con me anche quando andrò dal dietologo là, andrò, beh, dallo psicologo no, di sicuro vi porto con me, però vi farò vedere, vi farò vedere il peso, vi farò vedere il percorso, vi terrò aggiornati di tutto perché non mi piace anche farlo, capito? Ecco, perciò ci sarete sempre. Le persone che mi vogliono bene ci saranno sempre con me, le altre staranno lì a giudicare e chi se ne frega. Ecco, io con questo ragazzi spero di aver detto tutto, vi mando un bacio, se avete qualche consiglio da darmi sotto, mi dispiace di non potervi dire dove vado, però per il momento no, perché voglio essere proprio lì prima di raccontarvi tutto. Poi sarà una sorpresa per tanti di voi perché so che tante di voi che mi seguite abitano dove andrò io ad abitare, perciò magari faremo dove ci incontreremo, ecco, perché so che molte di voi abitate lì, voi non sapete minimamente che pure io verrò ad abitare dove siete voi, ma lo vedrete, lo vedrete, lo vedrete, non dico niente, vedrete, vedrete, sarà una sorpresona. Allora, detto questo io vi mando un bacio, carico subito sto video, non lo so, mai sono le 6, vabbè, io lo carico 7, le 8, le 9, non so, e quando lo vedete, ok? Vi mando un bacio e ricordate che non mollare mai, non bisogna mai mollare. Si cade, ci si rialza, si cade, ci si rialza. Io sono caduta 1000 volte e mi sto rialzando 1001 volte. Sta qua sarà la 1001 volta e spero sia la volta buona anche, no? Ecco, speriamo sia la volta buona, ecco. E niente. Grazie mille, vi voglio bene. Grazie.